Nel Salmo 119 è scritto: «Voglio meditare i tuoi precetti, considerare le tue vie». Un sinonimo di meditare è ruminare. Ruminare è quello che fanno gli animali erbivori, come i bovini, che masticano tutto quello che possono e poi ingeriscono in uno degli stomaci per un periodo e poco dopo lo buttano fuori con un sapore rinnovato. Lo ruminano ancora per un po' e poi lo ingeriscono nuovamente. La meditazione è semplicemente un'assimilazione fatta con il pensiero. La meditazione non è pensare al nulla, ma è pensare attentamente a cosa stai leggendo. Per esempio, quando rimugini un verso della Sacra Scrittura, ti domandi: cosa significa per la mia vita? L'Apostolo Paolo dice: quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. E il Dio della pace sarà con voi. E ancora, la parola di Cristo abiti tra voi abbondantemente. Occorre prendersi del tempo ogni giorno, 10-15 minuti, in cui tu ti siedi, leggi la parola di Dio e mediti su quello che hai letto. Successivamente conversi con Dio nella preghiera. Sant'Isidoro dice: «Tutto il progresso spirituale si basa sulla lettura e sulla meditazione. Ciò che ignoriamo lo impariamo con la lettura». Ciò che abbiamo imparato lo conserviamo con la meditazione. Questo è l'inizio per una crescita e un cambiamento spirituale.